Davvero, sarebbe stato un peccato non vincerlo perché abbiamo avuto più e più volte le occasioni per poterne fare anche più gol, no? E abbiamo preso un paio di gol un po' così, insomma, no? Sull'errore un po' di Iovine, il secondo persa palla lì, era mezzo fallo che è stato bravo anche Jefferson. Una gran bella partita, ma la Giana c'è, insomma, io non ho dubbi. La squadra deve ritrovarsi e rigiocare come l'anno scorso, ma non ho dubbi, non ho dubbi. La squadra ha anche carattere, temperamento. Si sono riviste, mister, le trame dello scorso anno, proprio questo, sì, la palla che girava bene a centrocampo. Ha costruito, ha giocato bene, sì. Tre punti che danno morale in vista. Sì, 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 dopo quello sicuramente è da morale, assolutamente, non è che le altre partite, pur non avendo fatto una prestazione come questa, che per, a mio modo di vedere, era un po' che le partite che meritavamo di perdere, non è che con l'Arezzo o anche col Cuneo, ok, insomma, meritassimo proprio di perdere. Non abbiamo giocato al nostro livello, ma abbiamo avuto l'opportunità noi di poterle vincere le partite o di pareggiarle almeno, assolutamente, no? Per cui poi dopo però, se continui a fare zero punti, diventa tutto più complicato, come sempre, soprattutto qua in Italia, diventa tutto più complicato, viene messo in discussione tutto, no? E invece non c'è niente da mettere in discussione, c'è solo la calma, io l'ho già detto l'altra volta, calma, 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 serenità, e lui dice non è facile in quel momento, è la virtù dei forti, la calma quando i momenti sono, ci sono nella vita i momenti che sono bassi, e uno diventare isterici mi pare che non sia la soluzione giusta, almeno a mio modo di vedere, e oggi c'è stata una gran bella risposta dei ragazzi, complimenti a loro. Okay, grazie. Okay, grazie mister, grazie. A voi.